Wow, amici di Spazio Games! Un saluto al Duca e oggi partiamo con una serie di video sempre sul nostro free-to-play preferito. Andremo a vedere i mazzi più forti post Roccia Nera, post Black Rock Mountain e quindi le carte nuove che sono state immesse e i mazzi che come sono stati modificati. Oggi partiamo subito, ragazzi, con l'Endlock, un mazzo classico, un mazzo che c'è da sempre all'interno di Hearthstone. Ho scelto la lista di Life Coach, grande campione tedesco di questo giochino, che ha tirato su questa lista qua. L'Endlock, chiaramente, ragazzi, per chi non lo sapesse, è un mazzo che si basa sulla mano dello stregone, quindi sul suo potere eroe, che è quello che per 2 danni peschiamo una carta. Avere molte carte in mano ci avvantaggia soprattutto per i Drachi del Crepuscolo, carta fondamentale nell'Endlock, perché ottiene più 1 di salute per ogni carta che abbiamo in mano, e i giganti della montagna, che costano 1 di mana in meno per ogni altra carta che abbiamo in mano. Tenendo presente che ogni volta che subiamo danni del nostro potere eroe o ci infligge danni il nostro opponente, il nostro avversario, possiamo sperare di utilizzare poi i giganti di magma, altra carta importantissima all'interno di un mazzo come quello dell'Endlock, che come vi ho detto rimane uno dei mazzi più forti della ladder, assolutamente, nei primi 3 in questo momento. Andiamo a vedere la lista di Life Coach e poi proveremo un paio di partite. E partiamo dalle 2 spire letali che servono per pescare e per eliminare i servitori rimasti con 1 di vita. Carta sottovalutata spesso, ma perché fa 2 cose molto importanti a costo 1. Un solo masticatore zombie per controllare la board, soprattutto nell'early game. 2 bombe oscure per rimuovere i servitori, anche qua più fastidiosi dall'altra parte, soprattutto versus aggro. 2 guardie a furia del sole, perfette per scudarci, come il guardiano antico, che va bene appunto con guardia a furia del sole. Si può silenziare col gufo e può attaccare, oppure anche con l'ombro fuoco. Gufo di becco forte, solo uno, che viene sempre comodo sia col guardiano antico sia con gli avversari. Un esperto di caccia per l'onnipresente Dottor Boom o per altri giganti o servitori comunque molto grossi. 2 fuochi infernali e 1 ombro fuoco. Ecco qua, ci sono dei periodi che si sceglie di giocare 2 ombro fuoco e 1 solo fuoco infernale. Adesso, soprattutto con l'inserimento del Curabot, che ci permette di stare più tranquilli con la salute, si giocano 2 fuochi infernali, perfetti anche contro i Green Patron Warrior che girano adesso, ossia i guerrieri con il cliente Torvo, e 1 solo ombro fuoco, che è perfetto anche in combinazione con Sylvanas Ventolesto, perché ci permette poi di rubare un servitore grosso magari dall'altra parte. Difensore di Argus doppio, Draco del Crepuscolo, carta che ho provato prima, fondamentale nell'Endlock. Curabot antico, carta che è uscita con Goblin contro Gnomi, che ha ridato grande linfa, grande forza all'Endlock, perché ci permette di scendere di salute, anche arrivare a 10, giocare 2 giganti di magma e poi ricaricarci subito, andare a 18, quindi riportarci in zona di galleggiamento. 2 sputafango, provocazione per resa costo più forte di tutto il gioco. Sylvanas, come ne ho parlato prima, che è carta importantissima come Dottor Boom, come Ragnaros, che a board vuota fa danni incalcolabili. C'è Taurissan, che ormai è entrato in moltissimi mazzi contro, soprattutto nell'Endlock, perché abbiamo molte carte in mano e quindi il suo potere è molto forte nell'Endlock, giocato con la mano piena, potete immaginare quante carte fa pagare meno. I 2 giganti della montagna e i 2 giganti di magma, che appunto con il Curabot antico funzionano benissimo. Ci portiamo giù di salute, giochiamo i giganti e poi ci riportiamo in linea di galleggiamento con il Curabot antico. Questa è la lista di Life Coach. Spunta subito all'occhio che manca una carta spessissimo presente nell'Endlock, che è Sire Jaraxxus. Carta fortissima, carta importante, ma in questa lista di Life Coach snellisce un po' l'Endlock. Jaraxxus è molto forte, come ripeto, carta pesante, però carta lenta, perché comunque da giocare ci praticamente mangia un turno praticamente solo Jaraxxus, se non viene comunque fatto pagare meno anche qui da Taurissa. Ma Life Coach ha scelto questa linea qua e secondo me non è un'idea stupida, visto anche attualmente i deck che girano in ladder. Jaraxxus si può provare a farne a meno. Partiamo subito con questo deck, allora facciamoci un po' di partite e vediamo come rende. Eccoci qui, vediamo un po' chi becchiamo. Un druido, quindi probabilmente un mazzo controllo, buona. Il druido contro di noi, diciamo un ramp druido, dipende come pesca innervazione, crescita rigogliosa. Comunque un matchup che sta abbastanza sul 50%. Diciamo che il Landlock se la giochi veramente con tutti. I miei saluti.
Salutiamo. Salute. Salute. Facciamo subito l'unico masticatore zombie presente nel mazzo, quindi perfetto. Abbiamo anche una bomba oscura e una spira letale, molto utili. Innervazione subito, non sono buone notizie per noi. Vediamo cosa ci butta. Anche la moneta. Segatonchi pilotea 4, ci sta. Noi fortunatamente abbiamo già la bomba oscura e quindi possiamo un attimino gestircelo, sperando che non salti fuori questo, soprattutto. Era meglio un servitore che avesse 2 di vita. Comunque stiamo così. La prima minaccia, diciamo, l'abbiamo respinta. In questo caso, chiaramente, se peschi innervazione di crescita rigogliosa, comincia a giocare servitori grossi. Questa è la tattica principale del druido rampa, più un altro dei mazzi storici all'interno della ladder di Hearthstone. Qua peschiamo, cerchiamo di far carte e di pescare le carte giuste per gestire tutte le situazioni che il nostro opponente, il nostro avversario, poco mobo, ci presenterà. Crescita rigogliosa, altra carta fondamentale nel druido rampa. Ecco qua, io pescherei. E poi giochiamo un guardiano antico, che è una carta che, vi ricordo, è un servitore che non può attaccare se non silenziato. Però scudandolo viene davvero utile, ragazzi, perché ha un bel corpo e costa solo 2. Ecco, si scuda anche lui, sputa fango, non è buona notizia. Qua adesso ci conviene sicuramente dare una pescatina. Più carte abbiamo in mano, l'endro più forte diventa. Vedete che abbiamo anche un gigante della montagna, costa 1 di mana in meno, vi ricordo, per ogni carta che abbiamo in mano. Il suo costo è 12. Fornisce 2 cristalli di mana solo questo turno. Un'altra innervazione, la seconda cosa c'ha? Ecco, subito Ragnaros. Male, male. Speriamo a questo punto, vediamo dove colpisce. Speriamo forse che colpisce a noi. Buona, perché noi possiamo in questo caso giocare, come vedete, abbiamo pescato anche l'ombrofuoco. Quindi giocheremo gigante a costo 1, vedete, un gigante, un 8-8 a costo 1. Puliremo tutto il pulibile. Dobbiamo fare forza così. E poi giocheremo anche l'altro gigante. E stiamo un attimo lì, non possiamo fare niente altro in questo momento. Se non sperare che passi la tempesta e magari pescare un curabot antico, visto che ormai 2 giganti li abbiamo fatti fuori. Speriamo non abbia un esperto di caccia che ci segui subito direttamente il gigante. Appunto, stavo appunto dicendo, ce l'aveva in mano. Purtroppo 4 carte era proprio quella. Adesso ci infliggerà 2 danni, andremo a 9. Comunque, la situazione è meno disperata di quello che possa sembrare, visto che lui ha solo 3 carte. Bisogna vedere se ha in mano la solita chiusura classica del druido rampa, la combo che fa 14 danni, diciamo, ragazzi, per capirci, quella con gli alberelli 2-2 che attaccano continuamente. Forza della natura e ruggito selvaggio. Eccolo qua, ci difendiamo un po'. Una bella linea Maginot. Mettiamo un muro davanti al nostro eroe, sperando al più presto, ragazzi, vi ribadisco, di pescare un curabot antico, una nostra unica fonte di cura. Comunque abbiamo Sylvanas, abbiamo anche un gigante della montagna. Adesso vediamo lui cosa pensa di fare per rimuoverci le nostre provocazioni. Se le silenzia, vedete anche il problema qual è dell'Ansia Duocer, che adesso mi sfugge il nome in italiano. Comunque sono le provocazioni che abbiamo giù in questo momento, ragazzi, che se vengono silenziate tornano dei 4-5, ma che possono anche attaccare perché sono silenziate, quindi la descrizione non vale più, che in questo caso era non può attaccare. Vediamo cosa si inventa il nostro amico druido. Sapete che il druido non ha rimozioni particolari ad area, non ha OE forti, perché se avesse anche quelle, allora ciao. Ha solo la spazzata. Il tempo non aspetta nessuno. Vediamo, il tempo non aspetta nessuno. Speriamo che si sbrega. Vediamo, spazzata, ok. Ci fa il solletico al momento, vediamo. Vedi che non lo silenzia, ma lo colpisce chiaramente. E rimuove tutto, però rimane con 2 sole carte in mano e non ne abbiamo almeno 7. Qua potremmo sicuramente pensare di giocare
Qua si può giocare la provocazione, prima pescare, il gigante non lo giocherei perché abbiamo solo 6 di vita, io giocherei Non ho tempo Sylvanas per giocare. e scudiamo tutto. Sylvana è Sono costretto a tradarla, ha già giocato un silenziante, che sono quei 2-4 che vedete, il custode del bosco. Il druido è l'unico che ha il silenziante in casa, cioè non ha il gufo, gioca direttamente quello, che sono comunque molto forti, che sono dei 2-4. Vediamo un po' cosa fa. Ah, c'è anche la pioggia di stelle, infligge 5 danni. Quindi ci concede il custode del bosco. Sì, il bello è che se avesse potuto attaccarci, chiaramente, con i 5 danni il potere eroe ci avrebbe ucciso. Ma finalmente arriva il nostro curabot. E adesso ci scudiamo ancora di più perché ha infinite scudature l'Endlock. Questa versione in particolare, vedete che ha doppio Argus e doppia scudatrice di quella normale, la Guardia Furia del Sole. Abbiamo in mano anche un altro sputafango, quindi le provocazioni non ci mancano. Chi osa Ecco contaminare questa la terra? leggendaria di classe del druido, Cenarius. Di solito si gioca con le due provocazioni 2-2 da parte. Comunque in questo momento non siamo messi assolutamente male. Purtroppo Cenarius ha solo 5 di attacco, Passaggio quindi non attiva possiamo per la natura. sfruttare l'esperto di caccia su di lui. Puliamo quello che dobbiamo pulire. E qua io giocherei. Peschiamo, ma poi giochiamo il gigante della montagna. Abbiamo doppia provocazione, lui ha solo un servitore. Non ce le può rimuovere entrambe, quindi lo mettiamo lì da parte. E poi andiamo dritto per Esecuzione del dritto. programma. Apra il La senso partita di sta rotta. girando un po' a nostro favore. Speriamo non ci siano brutte notizie. Un'altra provocazione che lui mette. Vedete, sono due deck molto controllo, molto pesanti, molto lenti, però quando entrano in moto cominciano a fare danni incalcolabili. Ha dato anche il Dottor Boom, molto interessante come carta, molto forte chiaramente. Facciamo rimuovergli la provocazione di turno. E poi abbiamo 10. Io giocherei a sto punto Sputafango e Curabot antico, così almeno ritorniamo su di energia, abbiamo ben difeso il nostro gigante che fa danni veramente devastanti, ragazzi, e andiamo dritto per dritto. E ci portiamo, diciamo, a un turno probabile dalla possibile chiusura. È stato un momento di grossa difficoltà, ma scampato qui un paio di turni in cui potevamo veramente lacciarci le penne. Poi il Landlock, quando si sale molto di turni, è una delle classi più forti, cioè probabilmente al Warrior Control. Bella giocata. È bella giocata, dai. Andiamoci subito a buttare sulla prossima partita. Ne vedremo due, chiaramente, ragazzi, per ogni mazzo che presenterò su Spazio Games. Tutti gli altri mazzi li trovate sul mio canale che è in descrizione. E tutto quanto è Hearthstone. Andiamo a vedere chi becchiamo. Un altro stregone. Di solito sto giocando delle amichevoli, chiaramente, ragazzi, per poter fare dei video tranquilli per Spazio. Probabilmente sarà un zoo con i demoni o qualcosa del genere. Comunque un mazzo aggressivo. Quindi vedremo come si comporta il nostro Gul'dan in versione Endlock contro un mazzo aggro. Vediamo con cosa parte e capiremo subito. La prima carta è molto indicativa. Vedete, noi abbiamo giocato lo zombie, è chiaramente indicativo di mazzo controllo. Pensa su. Ecco, Imp delle fiamme, subito. Abbastanza un classico. Usa la pastiglia e poi Ombra del vuoto. Doppio demone. Demoni veloci, demoni fastidiosi. Noi qua andremo di bomba oscura per rimuovere l'Imp delle fiamme e poi ci buttiamo sulla provocazione. Preferisco far così perché comunque ha solo uno di vita, abbiamo anche già la spira letale in mano, volendo dopo possiamo tradarla con qualcos'altro, insomma, il nostro zombie. Mecca lupo alfa.
Vediamo se viene dritto. Peccato. Se fosse venuto dritto, avremmo potuto prendere due piccioni con una fava. Qua ci conviene assolutamente pescare. Stiamo lì. Sono 2-2 in campo. Terzo turno. Uovo di Nerubiano, ormai presentissimo. In tutti i mazzi zoo. Qua giochiamo il Draco del Crepuscolo, che diventa un 4-6, molto bene. Come carta di controllo della board è sempre ottima, perché può tradare con più minion, può attaccare più minion, cioè ragazzi, non solo uno, di solito, a meno che c'è qualche sorpresa, tipo un gufo o qualcosa del genere. Vediamo. E se lo silenzia, torna un 4-1, no, non ce l'ha. Quindi avrà di lanciatore di coltelli. Vediamo cosa gioca. Se si svuota la mano per noi non è un male. Ok, colpisce lì. Buona. Molto bene per noi questo. Meglio che veniva addirittura dritto. Comunque in ogni caso noi possiamo giocare fuoco infernale, pulire la board e poi sfida letale. Pescare anche. Ha due carte in mano. Non ha più niente. Molto molto bene ragazzi per noi questo. Vedete le rimozioni, se le peschiamo subito riusciamo a reggere tranquillamente l'urto di un mazzo aggro buono come quello dello zoo con i demoni o con appunto, questo è uno zoo più classico, ecco, non è uno zoo demon, non c'è l'invocatore del vuoto, credo proprio. Qua possiamo un po' scegliere cosa fare, io pescherei a questo punto ragazzi e poi vedrei cosa giocare. Comunque c'è solo giù quello lì. Ok, ecco qua un altro gigante. Lasciamo giù quello per dopo. Abbiamo utilizzato già un fuoco infernale. Comunque, carta utilissima in questi casi. Ok, Draco del Crepuscolo, molto bene. Se qua giochiamo il gigante, prossimo turno ho già visto che è ottimo per noi, possiamo giocare Draco del Crepuscolo e Argus per scudare un po' chi vogliamo. Quindi questo è l'ultimo turno che lo lasciamo attaccare un po' liberamente, magari riempire la board. I giganti chiaramente di magma, più scendiamo in energia, più diventano interessanti e giocabili per noi. Adesso costano 9. Vediamo cosa fa. Implosione. Ci può stare, anzi solo 2, benissimo. Viene dritto. Viene dritto, andiamo a 16. Pesca. E tocca a noi. Abbiamo anche il cura bot, carta fondamentale, doppio cura bot. Quindi la partita è molto molto ben indirizzata. Vedete che usiamo Argus con quello. Puliamo e adesso vienici a pigliare. Abbiamo un 5-8, un 5-6 scudati. Abbiamo l'8-5 dietro, che è il nostro gigante, un 2-3. È un silenziante qua, poteva darci fastidio. Chiaramente silenzia il Draco del Crepuscolo. Gioca tutto quello che ha in mano. Ok. Noi qua possiamo giocarcela un po' come vogliamo, ragazzi. Peschiamo ancora. Fuoco dell'anima, molto molto bene per noi fuoco dell'anima. Quindi possiamo anche avere la seconda chance di salvarci. Sputa fango, perfetto. Quello facciamo fuori. Andiamo dritti. Eccolo, andiamo dritti. Ok. Ok ragazzi, ci siamo. Vediamo se ha altre cartucce da sparare al nostro zoo. Lo vedo abbastanza male. Ecco, l'ultima sua possibilità era appunto un demone guardiano a scartare le carte. Ma se basta. Otto 2 10, partita conclusa e ce l'abbiamo fatta. Insomma, si è comprato bene, deck forte comunque, Landlock deck fortissimo. E quindi ricordandovi di passare dal mio canale che trovate in descrizione, che troverete tutto quello che riguarda Aston, e ringraziandovi per i like, i commenti e le visualizzazioni, un saluto dal Duca, alla prossima, ciao.